per innaffiare le piante e per lavarci. Proprio non possiamo stare senza acqua. Abbiamo scoperto, se anche nel nostro pianeta di acqua ce n'è tantissima, è proprio poca quella che possiamo usare. Infatti, se immaginiamo l'acqua di tutta la Terra, come 100 quadratini, ben 97 sono di acqua salata che non possiamo bere. Due sono di acqua dei ghiacciai che non possiamo usare. L'acqua che noi possiamo usare per bere e per lavarci. Quindi dobbiamo fare attenzione a non sprecarla. Quando ci insaponiamo le mani chiudiamo il rubinetto. Se il rubinetto perde dobbiamo farlo riparare. Invece di fare il bagno facciamo la doccia. Per bagnare le piante usiamo l'acqua della pioggia raccolta. Tutti insieme compiamo questi piccoli, semplici gesti, ma molto, molto importanti.